Costanzo Preve, il pensiero di Alain de Benoist. Dunque, io sono amico personale di Alain de Benoist. Ultimamente Alain de Benoist ha fatto un'intervista autobiografica che si chiama in francese Mémoire vive, memoria viva, vivente, e che è uscita proprio questo mese di maggio in lingua francese, è dedicata a quattro persone, fra cui a me. E io questo lo prendo come un grande onore. Per me de Benoist è un esempio, prima di tutto, di onestà intellettuale. Ora, l'onestà di Benoist è anche un esempio di erudizione, di sconfinata erudizione che copre moltissimi ambiti ed aspetti del pensiero contemporaneo, filosofico, sociologico, biologico. Però io evidenzierei soprattutto la sua grande onestà intellettuale. De Benoist, che è mio coetaneo, perché è nato nel 1943, anch'io sono nel 43, e perciò io posso capirlo bene, perché sebbene io provenga dall'estrema sinistra e De Benoist dall'estrema destra, abbiamo avuto delle convergenze storiche dovuto al periodo storico in cui siamo vissuti, che è lo stesso periodo degli anni 60, 70, 80, 90 e la prima parte del 2000. De Benoist è stato a suo tempo, nei primi anni 60, di estrema destra. Poi, negli anni 70, 80 e primi anni 90, ha elaborato un profilo particolare chiamato di nuova destra, che in realtà con la vecchia destra non ha praticamente quasi nessun rapporto. E poi, in un terzo periodo della sua vita, che è quello attuale, De Benoist è veramente un pensatore al di là della destra e della sinistra, il quale riesce a fondere ed elaborare creativamente stimoli intellettuali che vengono da tutta quanta l'antichità classica greca e la modernità. Certo che De Benoist, basta pensare all'ultima intervista che gli ha fatto Gad Lerner recentemente all'Infedele, viene sempre inchiodato al suo essere un profeta della nuova destra. Per cui c'è un equivoco kantiano, un equivoco kafkiano, perché De Benoist continua a dire: guardate che io fui della nuova destra, lo rivendico, non me ne vergogno, però non lo sono più. Però non essendolo più vuol dire che oggi De Benoist fa quella che si chiama una grande lessive des idées, cioè un grande bucato delle idee, nel senso che lui sottopone tutta la tradizione classica greca e la tradizione moderna del 600 in poi a un completo lavaggio, a un completo bucato, da cui effettivamente escono assolutamente irriconoscibili sia il profilo di destra sia il profilo di sinistra. E siccome oggi il binomio, la dicotomia sinistra-destra, diciamo così, fa parte di un meccanismo di riproduzione binaria ideologico del sistema attuale, nessun pensiero che vuole sottrarsi a questo sistema binario può sopravvivere, per cui deve assolutamente essere marginato o frainteso. Per cui De Benoist è uno dei principali pensatori o emarginati o fraintesi. Emarginato non può essere molto, perché è animatore di libri, di almeno tre riviste, che sono Crisis, Element e Nouvelle École. Per cui emarginato è impossibile emarginare, oramai ha raggiunto una fama internazionale e francese troppo alta per essere emarginato. Però può essere fraintesi. Per cui viene, non essendo incasellabile né a sinistra né a destra, gran parte degli stimoli del suo pensiero vengono di fatto appunto fraintesi. Io sono onorato, sebbene una certa età, di averlo conosciuto e di aver goduto della sua amicizia, per cui lo considero come uno dei principali risultati della mia attività biografica e filosofica. Se dovessi dire gli aspetti del suo pensiero che più ti convincono e quelli che invece meno ti convincono? Gli aspetti del suo pensiero che più mi convincono è l'avere sottoposto l'intera tradizione occidentale, sia greca che cristiana, che moderna, che attuale, a un ripensamento globale, radicale, in cui cerca di unire Heidegger e Marx in una maniera abbastanza creativa,
evidenziando anche alcuni aspetti di Nietzsche non postmoderni, non vattiniani, non deresiani. Fra gli aspetti che mi convincono di meno, ma però non per questo non sono degni di interesse, io personalmente sono meno anticristiano di lui. A mio parere De Benoist si colloca pur sempre all'interno di quella visione nietzschiana che considera il cristianesimo occidentale una decadenza rispetto al grande mondo greco e il suo sospetto verso l'universalismo che lui vede come anticamera di una globalizzazione rivelatrice. Io personalmente ho un'immagine meno preoccupata, preoccupante l'universalismo. Però queste cose le ho dette in un libro, Il paradosso de Benoist, un libro che esamina il suo pensiero analiticamente e che però in Italia non ha avuto nessun influsso perché essendo uscito dal Settimo Sigillo, casa editrice ritenuta di destra, è stato automaticamente demonizzato. Per cui è un libro che se fosse uscito da Editore Unito, da Garzanti, sarebbe stato discusso e recensito, in questo modo è stato silenziato. Ma questo è un prezzo da pagare al politicamente corretto dei pregiudizi dell'editoria contemporanea. Però è molto interessante questa differenza. Tu sei, in quanto allievo di Hegel e di Marx, per l'universalismo dell'emancipazione, non così De Benoist. No, perché De Benoist semplicemente non è un allievo di Hegel e di Marx. Volendo a ogni costo trovare un pedigree per De Benoist è un allievo di Nietzsche e di Heidegger. Ora, è assolutamente chiaro che un allievo di Nietzsche e di Heidegger, non soltanto di Nietzsche e di Heidegger, anche di altri autori, ma sicuramente anche di Nietzsche e di Heidegger, sebbene letti in modo non postmoderno, è chiaro che esiste un sospetto nei confronti di tutte quante le metafisiche dell'emancipazione e delle tradizioni della storia. Questo è assolutamente naturale. Il fatto che io e De Benoist siamo riusciti a diventare amici ed estimatori reciproci, pur avendo due matrici diverse, perché la matrice Hegel-Marx è diversa da quella Nietzsche-Heidegger, dimostra che la filosofia, se praticata seriamente e radicalmente, permette di stabilire ponti dove apparentemente essi non ci possono essere. De Benoist si è anche occupato della scuola di Francoforte, però secondo me in De Benoist c'è una contraddizione interessante, perché De Benoist, pur essendo per alcuni aspetti un pessimista, perché De Benoist della destra, pensiamo a Carl Schmitt, ha con sé una forte e robusta tradizione di pessimismo storico, finisce in modo solo apparentemente contraddittorio per essere un combattente dell'emancipazione dei pregiudizi. Per cui è interessante che anche se De Benoist non ha adottato una filosofia dell'emancipazione in senso hegelo-marxiano, la sua pratica filosofica, teorica, culturale è una pratica dell'emancipazione dai pregiudizi, dalle idee reçues, cioè delle idee fisse, e dal politicamente corretto. Per cui potremmo dire che De Benoist è un pensatore dell'emancipazione suo malgrado. E questo è il paradosso De Benoist a cui allude il tuo titolo? Il paradosso De Benoist, quando io scrissi il libro su De Benoist, gli scrissi una lettera privata per essere sicuro di non interpretarlo troppo male, dicendo: caro Alain, io ho una chiave di interpretazione, non vorrei però che essa fosse totalmente sbagliata, per cui tu dimmi per piacere come tu dici, come tu vedesti te stesso. E lui in prima approssimazione disse: io sono una persona che ha idee di sinistra e valori di destra. Ora, ho cercato di elaborare quest'idea dei valori di destra, che non sono affatto, diciamo così, riducibili a valori di egoismo, di acquisizione, di del mercato, del mercato, diciamo. Assolutamente, ma sono valori fondamentalmente signorili, valori di fedeltà, certo, valori di onore, valori di cortesia, con idee di sinistra, perché De Benoist è un anticapitalista radicale, assolutamente radicale. E questo suo profilo l'ho trovato giusto, cioè ho trovato che il modo in cui De Benoist si autopercepiva fosse molto corretto, perché generalmente noi ci autopercepiamo in modo errato e sono gli altri a doverci dire chi siamo noi, perché noi tendiamo a vedere noi stessi, se vogliamo, in maniera edulcorata, cioè tendiamo
a vederci con falsa coscienza, scusandoci i nostri difetti ed evidenziando le nostre qualità. Invece mi sono reso conto che l'autopercezione, la Selbstverständigung di Benoit era assolutamente corretta. In De Benoit c'era un profilo di idee di estrema sinistra e di valori di destra tradizionale, non di estrema destra. In De Benoit non c'è un solo grammo di razzismo biologico, di antisemitismo paranoico, assolutamente. Tutte le cose terribili che vengono attribuite alla destra, in buona parte ingiustamente, sono del tutto estranee a De Benoit. Per cui, dovendo connotare De Benoit, direi che lui stesso si è connotato in modo molto corretto. Se uno volesse dire che il vostro comune denominatore è un anticapitalismo radicale che va al di là della dicotomia destra-sinistra, sarebbe nel giusto dunque? Sarebbe in buona parte nel giusto, dicendo che è un anticapitalismo radicale che vuole però sottrarsi allo schieramento politico dei codici di sinistra e di destra. Ed è un anticapitalismo che arriva alla fine, non al principio, di un ripercorrimento, in fondo molto hegeliano, per cui a questo punto il ripercorrimento è sempre hegeliano, anche se uno non si dichiara hegeliano, certo. No? La ricostruzione del processo storico di autocoscienza. Esattamente, che perciò avviene alla fine di un ripercorrimento doloroso e ragionato dell'intera esperienza storica occidentale. Per cui si tratta di un anticapitalismo privo di qualunque elemento isterico, di qualunque elemento ideologico e di qualunque elemento, diciamo così, identitario, per essere semplicemente la conclusione razionale di un ripercorrimento dialettico dell'intera storia dell'Occidente. Qualche anno fa tu e De Benoit scriveste un libro che ho qui con me, Dialoghi sul presente, un dialogo fra te, De Benoit e Giuseppe Giaccio. Qual era il contenuto di questo libro? Questo libro in realtà raccoglie due testi diversi. Raccoglie un'intervista in lingua francese che De Benoit mi fece su Marx e il marxismo, uscita sulla rivista francese Élément, e poi un'intervista che Giuseppe Giaccio, amico di Tarchi ed esponente storico della nuova destra italiana di ramo letterario, fece a me. Per cui questo libro qui in realtà raccoglie due testi diversi. Il contenuto del dialogo fra me e De Benoit è un contenuto su Marx, in cui io ho già avuto modo parecchi anni fa di esprimere la mia visione di Marx, quella che era già confluita in Marx in Actuale. Infatti l'intervista di Benoit ha preso occasione dalla sua lettura, perché lui legge l'italiano, del libro Marx in Actuale, per cui una lunga conversazione che partiva da una lettura originale di De Benoit di Marx in Actuale, pubblicato a Volati Bolinghieri nel 2004.